Sì, diciamo che lasciarsi coinvolgere in questi momenti non è difficile, nel senso che per noi già nell'immediatezza dei fatti gravissimi dell'aggressione russa all'Ucraina ci siamo mobilitati con comunicati esprimendo la nostra piena, totale solidarietà e disponibilità al popolo ucraino e nel contempo ai cittadini e alle cittadine ucraine che sono, voglio dire, nei nostri paesi. E ci siamo attivati immediatamente, anche voglio dire sollecitati da queste cittadine, da questi ospiti i nostri ucraini, ci siamo attivati per organizzare questo momento di raccolta di aiuto e di solidarietà nei confronti del popolo ucraino. Siamo contenti come amministrazione della piena riuscita della iniziativa, siamo contenti di aver contribuito in modo concreto alla battaglia che è alla lotta che l'Ucraina, il popolo ucraino sta conducendo in questo momento tra mille sofferenze e tante, voglio dire, privazioni e lutti. La raccolta e il momento di solidarietà non si esaurisce stasera certamente, ma continuerà nei giorni prossimi. Noi già sulle pagine nostre del comune oggi abbiamo scritto che appunto da domani chiunque vuole rendersi utile, vuole continuare in questa gara di solidarietà, potrà fare capo agli uffici del nostro comune, alla protezione civile comunale e ai volontari che in queste ore, voglio dire, si sono resi disponibili e attivi in questa iniziativa.